Ora vi presento un ospite di eccezione, è la professoressa Vincenza Palmieri. Buongiorno, benvenuta. D'eccezione perché? Perché è la nostra ambasciatrice dei diritti umani e per la pace nel mondo. È il fondatore della pedagogia familiare, l'unico professore che ha pubblicato il manifesto programmatico della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia. Un curriculum ricchissimo, vi leggo solo le cose più importanti, ma è d'obbligo per me. Dal 2011 presiede, scusate, l'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, da lei istituito, che promuove progetti umanitari e alta formazione post laurea ed è inoltre fondatore dell'Associazione Nazionale del Pedagogismo Familiare. Allora, una lunga esperienza accademica presso Facoltà di Lettere e Filosofia, corso Scienze della formazione primaria e presso la scuola di specializzazione per l'istruzione secondaria all'Università degli Studi di Basilicata. Ha collaborato per il funzionamento di diversi progetti accademici e in particolare è ancora in essere 5 lezioni presso il corso di formazione in gestione delle relazioni interpersonali e rendimento dei gruppi di lavoro presso il Dipartimento di Economia dell'Università La Sapienza di Roma. Nel 2021 è stata nominata membro del gruppo di lavoro della Pontificia Accademia Mariana Internationalis e componente del Dipartimento per il Benessere Integrale. È già responsabile delle comunicazioni e relazioni interistituzionali tra il Provveditorato degli Studi di Matera e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Sociali, Senato della Repubblica e altri enti e altre istituzioni. È stato membro del Comitato Scientifico dell'Industria della Memoria, finalizzato alla comunicazione e alla trasmissione della memoria storica, istituito dalla Settima Commissione del Senato della Repubblica. Ha restituito Esecution Journey con un lavoro quotidiano sul campo migliaia di bambini alle proprie famiglie. Non so se qualcuno di voi conosce il caso di Migliano, un caso molto importante che ha fatto notizia in tutta Italia. Coordinato per il governo dell'Equador e quindi anche con le media internazionali per il tramite delle sue rappresentanze diplomatiche nel nostro paese. Il progetto è il progetto integrato per la tutela dei minori ecuadoriani in Italia, sottratti giustamente dalle proprie famiglie. Estrema conoscitrice del sistema degli affidi e della tutela dei bambini e dei minori. Ha collaborato al di progetti per l'infanzia e l'adolescenza e alla stesura di diversi dossier e progetti di ricerca sul sistema delle case famiglie in Italia, riportando numerosi casi che hanno poi ispirato riforme e leggi, la più importante delle quali la richiesta di riforma della legge 328 del 2000. È fondatore della Scuola Nazionale per l'Italia, psicologo forense e consulente tecnico di parte, ha curato casi della Corte Europea dei Diritti Umani, tutelando relazioni e rapporti familiari. È stata più volte in audizione presso la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza del Senato della Repubblica sul tema della tutela della salute psicofisica dei minori. Ha partecipato all'istituzione del primo tavolo tecnico sulla medicalizzazione della scuola, con particolare attenzione alla stesura di un'ipotesi di revisione della legge 170 del 2010, istituita dal suo lavoro di ricerca si denunciano numerose attività, quindi numerosi interessi, e sono scaturite molteplici interpellanze e interrogazioni parlamentari. In particolare, segnalo sul tema dei disturbi specifici dell'apprendimento e dell'apprendimento diagnostico nella scuola, minori e psicofarmaci. Poi è stata ospite di tantissime trasmissioni, puoi passare, no, voglio ricordare, perdona. Voglio ricordare solo una cosa, è scrittrice, ovviamente, direttore della collana Politiche Sociali e Dintorni, è importante per me sottolineare il testo La fiera psichiatrica d'Italia da Basaglia a Viviano fino al tempo del Editore. Poi c'è un altro libro molto bello del 2021 di Bambini Prigionieri e poi il manuale di pedagogia familiare Aiutare le famiglie a casa loro.
libro di quest'anno è quello sul caso Di Piano. Non so se sai di Di Piano. Lascio la parola. Conoscete?
sapete chi sono i bambini prigionieri? Qualcuno può alzare la mano, però mi fa piacere proprio condividere questo pensiero con voi. Abbiamo bambini che vivono nelle carceri con le proprie mamme, sono bambini detenuti. Si sta legiferando molto, il legislatore è molto interessato, si stanno creando delle realtà differenti, ma il tempo è il male maggiore che abbiamo quando si parla di riforme. Ci vuole troppo tempo, ma questi sono bambini prigionieri. E poi ci sono i 2 milioni di bambini che vivono in povertà. Allora, vivere in povertà non è soltanto avere poca roba da mangiare o non avere le scarpe firmate e non essere strafighi. Vivere in povertà significa, ancora una volta, non avere la possibilità di scegliere. E quando si sceglie, si conosce. E quando si conosce, si apprende. E quando si apprende, ci possiamo anche esprimere. E possiamo dire la nostra. La possiamo dire in un consiglio comunale, la possiamo dire in un'assemblea studentesca, la possiamo dire a casa. E anche con i nostri amici, quando fanno qualcosa che non dovrebbero fare, magari ai più piccoli o ai più fragili. Partecipare è un grande dono ed è la base per tutte le altre libertà. 2 milioni di bambini significa 2 milioni circa di famiglie in povertà che non possono esserci, non solo non esserci qui, ma non esserci nei processi della cultura, nei processi sportivi, perché anche lo sport costa e non sempre le parrocchie da sole possono sostituire al benessere e alle attività dei ragazzi. Ma oltre a questi, perché non vorrei intrattenervi a lungo con il mio intervento, oltre a questi ci sono quei bambini a cui faceva riferimento prima la professoressa Poli, e non sono soltanto i bambini di Bibbiano, perché mai un comune può essere il cerno, il centro di un sistema, ma c'è un sistema. In Italia quasi 40.000 bambini vivono fuori famiglia, e quando si vive fuori famiglia non significa soltanto essere strappati con interventi autoritativi, essere tirati per i piedi, per le gambe, per la testa, non è solo quello. Essere allontanati significa vivere, essere allontanati dalla propria famiglia significa vivere in un contesto dove non si può scegliere, non si può decidere. E allora vedete come tutte queste persone, perché si tratta di persone, bambini, che devono aderire a quello che è un sistema. Avete mai sentito parlare delle case famiglia? Sono delle case, a volte ce ne sono anche di molto belle, ben tenute, con personale altamente specializzato, ma quella non è famiglia. E allora qualcuno dirà, ah, ma li dovevamo salvare dalla condizione di degrado, dai maltrattamenti, dagli abusi. Sì, qualche volta sì, qualche volta è corretto, ma non è sempre così. E quando si arriva al punto, e questo interessa a voi che siete gli artisti, voi che porterete l'innovazione nella società, quando si arriva al punto di dover allontanare un bambino dalla sua famiglia perché è povera, o perché la famiglia è degradata, o perché è assolutamente fragile, o per mille altre buone ragioni, perché ci sarà sempre una buona ragione. Ragazzi, significa che in qualche modo abbiamo fallito un po' prima. E non siamo qui per trovare i colpevoli, siamo qui per trovare le alternative e le risposte. E noi ce l'abbiamo. L'educazione ce l'ha la risposta, insieme alla politica, insieme alla magistratura, come vedevamo prima con la professoressa Poli. Dicevo, quando si arriva a questo punto, significa che da qualche parte le politiche scolastiche, le politiche di territorio, le politiche
hanno fallito. Perché arrivare a trovare il degrado non è caramba che sorpresa. Arrivare a trovare il degrado significa che in qualche modo quel degrado non lo abbiamo conosciuto per tempo. Significa che abbiamo permesso troppo a lungo che la gente fragile rimanesse sempre aiuto, senza aiuto. E allora, e vado a concludere, io mi rifaccio proprio a quello che ho trovato. La professoressa Poli mi ha mandato due copie di questo bellissimo libro che ho messo nella nostra biblioteca, l'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare. E in questo volume io ho trovato quello che sento spesso nei ragazzi, sono concetti fondamentali. E cito testualmente proprio quelli che sono stati i diritti umani rivelati dai ragazzi. Il diritto di essere amati, il diritto di giocare, il diritto di aiutare i piccoli, il diritto di curare, il diritto a essere felici. Mi voglio soffermare su un concetto. Il diritto di curare, il diritto di aiutare i piccoli. Spesso i bambini che vengono allontanati dalle famiglie, si dice di loro, in alcuni casi nel lavoro che io faccio come clinico anche, che i bambini sono stati adultizzati. È un concetto su cui ci sarebbe da dire veramente tanto. Però se noi leggiamo quello che hanno scritto i ragazzi, lo scorso anno, hanno parlato di diritto di curare, diritto di aiutare i più piccoli. Bene, vedete, questo allora sarebbe un concetto di adultizzazione dei minori, no? I ragazzi non hanno scritto il dovere di aiutare gli altri, non hanno scritto il diritto di curarsi, che pur sono diritti e doveri, perché quando parliamo di diritti dobbiamo anche usare i doveri. Si parlano di diritto di aiutare. E quando noi abbiamo di fronte dei ragazzi come voi che chiedono a gran voce di aiutare, quindi sono questi i ragazzi che noi dobbiamo aiutare. Non sono ragazzi adultizzati, sono ragazzi che hanno compreso il valore dell'aiuto, perché il punto di demarcazione tra il successo e il fallimento, anche sociale e politico, scolastico, relazionale, amicale per voi, è la capacità di aiutare, è quello il punto di demarcazione, anche tra sanità e follia. E noi dobbiamo sostenere i ragazzi che chiedono di aiutare. In che modo? Iniziando da prima, ho sentito della assoluta volontà di sostenere i ragazzi disabili con tutti gli strumenti. Bene, la Montessori diceva che non solo i ragazzi disabili devono essere aiutati con tutti gli strumenti possibili, tutti gli studenti devono essere aiutati con tutti gli strumenti possibili. E questo pare essere nel panorama attuale lo strumento primario. La cultura, la conoscenza e l'apprendimento. Non si parlerà più di diritto allo studio, perché il diritto allo studio è un ufficio nelle amministrazioni comunali e funziona molto bene. Ma adesso è arrivato il momento di intendere il diritto all'apprendimento. Troppe diagnosi, troppa attenzione sulla performance che non rientra nella classificazione statistica della normalità. Sono troppi, per essere veri, i bambini, i ragazzi dichiarati dislessici e quant'altro in Italia. Bene, noi abbiamo attivato un laboratorio di didattica efficace perché l'apprendimento è il principale strumento che dobbiamo dare a tutti i ragazzi, attraverso le tecniche, attraverso le tecniche per facilitare, utilizzare tutti gli strumenti possibili perché i ragazzi
non imparano, non sono malati, non hanno bisogno di una diagnosi che li certifica. I ragazzi hanno bisogno di conoscere tecniche per imparare, probabilmente come faceva quella brava maestra, mamma della professoressa Giusti, che utilizzava tutti gli strumenti per aiutare i ragazzi. Bene, noi portiamo con noi il ricordo di questo bellissimo festival, io porto il ricordo delle persone che ho conosciuto e porterò questa esperienza all'Istituto per una possibile collaborazione. A voi spero soltanto di lasciare una piccolissima riflessione sui bambini fantasma, sui bambini che non ci sono, per fare in modo, voi siete i politici di domani, siete la classe dirigente, siete coloro che stanno costruendo il futuro, c'è una grande speranza. A voi il compito di difendere, di applicare i diritti umani ogni dove attraverso il vostro lavoro e soprattutto di fare in modo che mai nessun bambino possa rimanere fuori dalla possibilità di apprendere, di scegliere e di partecipare. Grazie.